nuove risposte sociali che dà l'amministrazione comunale nel segmento che riguarda l'istruzione del nostro comune. Nell'anno passato avevamo previsto una rimodulazione delle tariffe per quanto riguarda l'accesso ai servizi educativi, prevedendo l'esenzione totale per chi era sotto gli 8.000 di ISE, prevedendo dei meccanismi di riduzione o di esenzione in determinate condizioni, appunto in ambito sociale, penso a quelle famiglie che sono assistite in maniera egregia dai nostri servizi sociali. Quest'anno abbiamo esteso questa misura anche alle condizioni di disoccupazione che le famiglie si trovano a vivere, quindi laddove vi è una condizione per la quale un genitore, anche avendo iniziato l'anno del proprio figlio con una situazione di tranquillità, si dovesse trovare invece in un momento critico, sa che può contare nel supporto dell'amministrazione comunale, del comune, e avere un servizio gratuito. Al tempo stesso abbiamo esteso questa gratuità per le stesse fasce anche al servizio trasporto e al servizio mensa, perché appunto crediamo che il nostro compito sia quello di dare una risposta tempestiva alle condizioni sociali del momento che vive il nostro territorio. Abbiamo seguito un po' quello slogan, quel motto per cui a ognuno secondo le sue possibilità, a ognuno secondo le sue necessità, e quindi evidentemente chi ha di più può in questo momento intervenire e continuare a pagare. Ci tengo a sottolineare che non c'è alcun tipo di aumento, quindi è una operazione fatta a costo zero, se non per l'intervento che l'amministrazione invece mette in campo a supporto di quelle famiglie che vivono una condizione duratura o temporanea di disagio sociale ed economico, per il quale l'amministrazione si farà carico dei necessari costi per far sì che il nostro servizio possa continuare ad essere di straordinaria qualità, di vicinanza alle famiglie e di crescita per il nostro territorio. Come è possibile accedere a questa opportunità? Per chi si trova in condizioni di ISE sotto gli 8.000 euro sarà un'esenzione automatica, quindi l'unico meccanismo è quello appunto della presentazione dell'ISEE che attesta la propria condizione economica. Per gli altri abbiamo indicato in maniera puntuale quelle che sono le documentazioni, banalmente le attestazioni dello stato di disoccupazione o il numero di figli a carico all'interno dello stato di famiglia. In qualche modo basterà rappresentare la propria condizione all'ufficio con i documenti necessari e si accederà immediatamente alle scontistiche o alle esenzioni per come le abbiamo presentate.